Herren, Gentlemen! Guten Tag, Monsieur! Sehr geehrte Damen und Herren! Señoras y señores! Signore e signori, buonasera! Sta per iniziare una nuova puntata de I due compari più uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti che la diretta del lunedì sera di radiosaiuz.it abbia inizio. Via! E un saluto a tutti quanti da Treviso, dalla provincia di Treviso, qui per Radio Saiuz stiamo trasmettendo la nostra solita trasmissione del lunedì sera e qui abbiamo Pablo che viene da piede e ho anche un ospite a fianco a me, ho portato un mio caro amico che qui vediamo se forse sarà all'altezza per fare qualche domanda e chi lo sa, intanto sarà qui con noi e siamo qui con Gabriella e Ugo. Ci siete ragazzi? Sì, sì, noi ci siamo come tutti i lunedì, grazie Pablo. E siamo contenti che... sempre. Esatto, siamo contenti della tua presenza che porti un po' di freschezza giovanile, ci sta sempre. E prima di svelare questo ospite misterioso che tra l'altro è anche un tuo amico, io lascerei un attimo di suspense e andrei un attimo da testa di caso, perché testa di caso, come sempre, voi sapete cari amici ascoltatori che siete ormai affezionati, che testa di caso deve farci la lista della spesa e allora andiamo anche questo lunedì con sta lista della spesa. E ti ringrazio cara Gabri, grazie a te Pablo anche ovviamente. Ciao, un saluto a tutti i nostri radio, tele, video, spettatori e come volete chiamarli. Grazie e io mi accingo immediatamente a fare questa lista della spesa, il mio sermone si può dire. Ormai Radio Saiuz si avvale della collaborazione di diverse web radio che sono appunto, oltre alle due storiche Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic, ci sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio, poi ci sono anche Radio Amber, Radio Anche e Radio Indi. Inoltre ci si può seguire al nostro sito di Radio Saiuz al www.radiosaiuz.it dove la chat è aperta, mi raccomando scrivete tempestate di domande come avete fatto l'altra volta, avete fatto benissimo. E ovviamente ci si può seguire anche sulla nostra pagina Facebook, sempre di Radio Saiuz, e anche lì la chat è bella aperta e non aspetta altro che essere riempita da voi, miei cari. Inoltre, per ultimo, ma non ultimo, c'è il nostro Media Center al www.saiuzmedia.it. Come login basta mettere ospite, non c'è bisogno di password e potete, anzi, accedete tranquillamente a tutti i format passati e presenti di Radio Saiuz. Quindi, come dico sempre, se per caso vi siete persi qualche puntata, la potete benissimo recuperare da lì. Inoltre, al nostro www.saiuznews.it c'è il numero di questo mese di marzo delle news di Radio Saiuz, appunto. È vero che siamo al 19 di marzo, è uscito dai primi, però è sempre bene ricordarlo, miei cari. Con questo è tutto, vi ripasso la parola. Bene, allora, Pablo, presentaci un po' questo tuo ospite... Ecco, speciale. Ecco, diciamo che è un mio conoscente qua della zona, abbiamo avuto anche dei trascorsi musicali, abbiamo avuto anche modo di conoscerti. In realtà, ecco, prima di presentarlo, volevo dire che ci siamo conosciuti come, sai, soliti amici, senza sapere neppure che facevamo musica tutti e due, quindi è stato anche bello, sai, scoprire un amico quando... anche delle passioni, quale la musica insieme, quindi è stato molto carino, mi fa molto piacere averlo invitato qui, stasera ce l'ho fatta, quindi mando anche un grande saluto a, ci siamo dimenticati, gli ascoltatori che ci sono sempre, vero Gabriella? Esatto. Sempre un grande saluto e spero che intanto vi piaccia questo artista, ma che facciamo, lo chiamiamo Nuyaka, ci sei? Certo che ci sono, ciao a tutti ragazzi e buonasera a tutti gli spettatori. Io sono Nuyaka,
Sì. Ciao Pablo, come stai? Tutto a posto, tutto bene. Da dov'è che ti trasmetti? Guarda, io adesso sono qui, vado a Biadene, sono a casa perché c'è anche il bambino qui con me, quindi non posso neanche muovermi. E sono qui a fare la festa del papà in famiglia, ecco, e con voi. Quindi mandiamo un gran intanto auguri a tutti i papà, mandiamo tutti gli auguri a tutti i papà e anche a me, che mi hanno fatto gli auguri anche oggi. È vero, auguri Pablo. Grazie. E com'è col bambino? Tutto a posto? È dura? Allora, col bambino sì, no, non è dura sinceramente, dai. Ti dico... All'inizio, quando lo vedi proprio nascere, ecco, è un po' una sensazione strana, non te ne rendi subito conto. Poi con il passare dei giorni, dei mesi, proprio senti questo legame che si rafforza, vedi i piccoli progressi che fa e ti dà una carica emotiva e anche fisica, diciamo, molto, molto forte e positiva. Quindi te lo auguro anche a te quando sarà il tuo momento. Grazie. Abbiamo approfittato per questo piccolo momento anche per festeggiare, insomma, il giorno del papà. Però non perdiamo altro tempo, Nuiaka. E Nuiaka, diciamo, in arte Nuiaka, Edoardo Stramare, giusto? E la cosa interessante di te, che vorrei subito cominciare, è il fatto che sei una persona, insomma, che dal Brasile, sei nato in Brasile, sei stato portato qui in Italia. Insomma, raccontaci, cioè, se ti va di raccontarci un po' come sei cresciuto, come è stata la mia storia. Beh, sì, molto volentieri. Allora, io sono nato nel nord del Brasile nel settembre del 92 e sono venuto qui in Italia all'età di 5 mesi. Praticamente conosci la città dove sei nato? È Imperatriz, è praticamente nel Maranhão, che è una regione nord-est del Brasile, però purtroppo ero talmente piccolo, non so molto di quelle zone, né tantomeno della cultura brasiliana, ecco. Diciamo che la mia ragazza adesso è brasiliana e è stato un po' un caso trovarci qui in Italia e tornare insieme alle origini, diciamo. Sì, io ho sempre vissuto qua a Biadene, a parte un anno che ho vissuto a Londra, Camden Town, e ho sempre lavorato qui nelle realtà locali. Comunque adesso lavoro qui nell'azienda di famiglia e oltre alla mia grande passione, che è comunque la musica, che seguo ormai da anni. Ecco il nostro punto focale, caro Nuiaka. Visto questo movimento intercontinentale, ecco, subito la domanda che mi viene in mente è, cioè, quando è che hai sentito dentro di te che bam, devo fare musica, ragazzi, qua devo spaccare, cioè, capito? Quando è che hai sentito? Beh, diciamo che prima della musica per me c'è stata la recitazione. Ero molto appassionato di recitazione sin dall'asilo, okay, degli elementari, e mi piaceva proprio recitare, stare sul palcoscenico, e riuscivo a esprimere bene più che altro la mia parte emotiva, che magari personalmente con una persona non sarei riuscito ad esprimere. E poi questa necessità, questa passione, diciamo, si è trasmessa alla musica, che inizialmente non era rap, perché all'epoca non lo conoscevo, ma ero più per i Linkin Park, magari verso le medie, fine elementare e le medie, ascoltavo i Linkin Park, Limp Bizkit, altri generi musicali, Red Hot Chili Pepper, e comunque avevo un background di mio padre che ascoltava Battisti e altri artisti italiani, insomma. Okay, e quindi in casa, quindi, diciamo, quello che ti ricordi, insomma, della musica, che ti ricordi di infanzia, insomma, quando eri in casa, a parte di magari di tua madre? Oddio, io mi ricordo gli artisti che metteva su mio padre e poi diciamo che ho sempre cercato di selezionare più una mia nicchia musicale, quindi ho un po' lasciato stare i cantautori italiani, ma non per un disinteresse, ma proprio per un mio interesse nel conoscere altri generi, altri artisti, altri stili di espressione. E quindi mi sono avvicinato sempre più al rock, anche al pop, e alla fine sono approdato al rap, che comunque ho visto un genere musicale che non è, cioè, mi lascia esprimere molto di più, non è una semplice canzone, per me non è mai un semplice testo, per me sono emozioni, diciamo, cristallizzate sul foglio e che poi cerco di trasmettere alle persone tramite le mie canzoni, quando sono sul palco, quando le canto in live, ecco. Infatti, ricordiamo adesso, sì, beh, comunque fai live in giro ogni anno, comunque ti dai abbastanza da fare con i tuoi
con i tuoi brani, anche e soprattutto i due brani che abbiamo portato questa sera per i nostri ascoltatori sono anche molto particolari e anche personali, e li ho ascoltati diverse volte e mi piacciono molto. Ma soprattutto adesso partiamo, Gabriella, volevo anche chiederti, lui parla francese, questo è lo scoop, solo io, no, in realtà Edoardo piacciono, ma so che piacciono le lingue, parlare lingue, se non sbaglio, piace anche il francese, giusto? Sì, sì, parlo anche un po' di francese, sì, l'ho imparato a scuola, poi vabbè, sempre con la scuola abbiamo fatto delle visite. Siamo andati a Parigi, siamo andati a Tolosa e basta, poi per altri motivi non ci sono più andato in Francia. Però sì, sono appassionato di lingue, più di inglese che di francese. Vi interrompo un attimo perché stanno arrivando, si sta un po' movimentando la chat e poi riprendiamo magari questo argomento anche delle lingue, insomma dei paesi, dei viaggi che hai fatto, perché comunque sei una persona che mi sembra ha avuto una vita abbastanza movimentata. Allora, Federico sulla chat di Radio Science ti chiede: come mai ti chiami Nuyaka? Che cosa vuol dire? Allora, diciamo, è stata una situazione un po' particolare. Posso dire che era un after dopo una festa e diciamo che mi trovavo abbastanza in comunione con me stesso in quel momento e da lì è nata proprio questa, in modo ripetuto, questo termine che inizialmente era Nuyaka, non Nuyaka, e lo sentivo ripetutamente, era come se un suono mi facesse star bene e da lì ho proprio scelto di tenere questo nome. L'ho adattato a Nuyaka perché musicalmente comunque è molto più facile da dire anche rispetto a Nuyaka e suona anche meglio. Sì, esatto. Però diciamo che è una cosa, io ho avuto vari nomi, ero Fast Growth, Crescita Rapida, KD, avevo avuto tanti nomi, Munez, però questo è quello che mi ha proprio dato di più, lo sento mio, cioè lo sento proprio, mi sento di appartenere a questo nome mi appartiene. Allora, Biscottino, che è uno dei nostri follower, diciamo così, è un po' brutto da usare questa parola, però uno dei nostri ascoltatori che ci segue da qualche puntata, ci saluta, intanto anche noi salutiamo, ciao Biscottino, e ti dice che ciao, pensava che il tuo nome fosse legato a qualche manga, ti dico sinceramente, me l'hanno chiesto anche dei miei amici qua della zona, quando sentono il nome, quando sono in live magari qualche ragazzino me lo chiede. No, sinceramente non, consciamente non ho dato alcun legame a qualcosa di mia conoscenza, al nome, nel senso non ho mai pensato a qualcosa di giapponese, anche se poi informandomi ho scoperto che Nuyaka in realtà è un piccolo quartiere, una città americana, era comunque un termine per indicare New York, che veniva usato storicamente da alcune tribù, però non c'era da parte mia proprio questa voglia di dare questo legame, io non lo sapevo, poi l'ho scoperto facendo alcune ricerche. Quindi, ok. Anche io sinceramente ho pensato che fosse un nome un po' tipo giapponese, sinceramente, quando l'ho letto, certo. Quindi un po' lo ricorda. E questa coincidenza con l'America, con New York, che impressione ti ha dato quando hai scoperto che comunque era riconducibile appunto a questa città così, insomma, multietnica, pazzesca, piena di opportunità, una città veramente meravigliosa? Beh, diciamo che la cosa che mi ha preso di più principalmente è non per il fatto che questo nome Nuyaka fosse il nome con cui chiamavano New York, ma mi ha preso di più il fatto del paesino piccolo, del piccolo quartiere, perché ho visto che lì c'erano state anche delle battaglie indiane, quindi magari Nuyaka poteva somigliare più a quello, quindi magari ho cercato dei collegamenti relativi a quello, anche storicamente. Riguardo alla città di New York, questo mi ha un po' rimandato, diciamo, all'esperienza che ho vissuto a Londra, perché ho vissuto un anno all'estero e le due città, per quanto possano essere diverse, hanno molte similitudini nello stile di vita, nel mercato, un po' tutto, sono entrambe megalopoli, ci sono tanti tipi di persone, tante opportunità, possono succedere tante cose, quindi sì, diciamo che ho sentito un po' questo legame, però più relativo al fatto di aver vissuto a Londra. Cioè, l'ho vista come una similitudine tra le due città, ecco.
È una bella coincidenza comunque, sì. Particolare come cosa. E sì. Io noto che hai un modo di parlare molto molto rapido. E non so se l'abbiamo detto prima, che genere musicale fai, perché questo tuo modo di parlare secondo me è un po' influenzato dal tuo genere musicale. Sì, può essere, perché io magari non me ne rendo conto. Non me ne rendo conto, ma tanti mi dicono: guarda che parli troppo veloce, non, tante volte magari non riescono neanche a seguirmi. E quindi chiedo scusa se magari agli ascoltatori, anche a voi, che magari mi lascio andare, ecco. Però sì, penso che comunque anche questo genere musicale abbia influito, perché comunque storicamente il rap magari andava anche molto più lento. Molto più lento, i testi erano molto più ricercati, diciamo, c'era proprio la cultura di fare rap. Adesso anche la musica è un po' cambiata, soprattutto nel rap, adesso c'è la trap e si cerca sempre di riempire ogni spazio vuoto possibile a costo di dire qualcosa, e magari penso che anche, non so, magari non nella mia musica questo non si rispecchia, però magari nella parola sì, diciamo che il rap mi sta un po' spingendo anche a parlare più veloce, sicuramente ha influito anche quello, sì. E di solito di cosa ti piace scrivere? C'è un argomento che ti appassiona in particolare? Non so, da dove prendi l'ispirazione? Per strada, delle storie di amici, storie tue personali? Non so, raccontaci un po' di te come compositore. Diciamo che praticamente il mio primo pezzo ufficiale che è uscito nel 2011 a seguito proprio di un arresto che ho subito. Okay. E, degli atti di vandalismo, e da lì praticamente ero lì in caserma, ho passato la notte dentro, e da lì proprio ho iniziato a pensare, ma perché ero lì da solo con una brandina e tre pareti bianche e la porta di metallo, quindi non puoi fare altro che pensare, e da lì ho detto: ma perché io ho questa passione per la musica, ho questa passione per l'arte, ho bisogno di dire qualcosa, ho bisogno di dirlo, e dovevo trovare il mio modo di farlo. E in seguito a questa proprio botta forte emotiva ho scritto il mio primo pezzo, che si chiama Perdono. E praticamente in questo pezzo ho associato, diciamo, l'aborto all'adozione, che è stato un po' l'inizio della mia storia, ecco. E purtroppo quel pezzo non ve l'ho passato perché non ho ancora tutti i diritti, quindi magari poi ve lo ascolterete voi in privato, lo farò sentire agli spettatori, ecco, lo caricherò sul mio Facebook. E, anche su YouTube, però, su YouTube c'è già avevo già parlato con il produttore. E, no, comunque principalmente ho sempre preferito parlare di me, perché ne ho sempre sentito il bisogno, sentivo proprio il bisogno di esprimere quello che avevo dentro, perché per quanto magari io possa sembrare solare, espansivo, sì, all'esterno magari sono una persona che in passato, adesso meno che ho il figlio, però in passato ho sofferto molto la solitudine e l'abbandono, comunque è una cosa che, anche se ero troppo piccolo per ricordarlo, l'ho vissuto. E poi negli anni comunque le cose si amalgamano e dopo alti e bassi cerchi di trovare un equilibrio, come tutti. Però diciamo che ho sempre cercato di far trasparire queste mie emozioni nella musica, quindi sento di aver bisogno di parlare di me. E adesso diciamo che la mia musica si sta un po' spostando di parlare delle mie esperienze, nel senso, non quello che sento io, ma magari UK Blood, che è la canzone più famosa che ho fatto, praticamente lì parlo della mia esperienza a Londra, di come mi sono sentito, cioè di come ho vissuto l'esperienza, ma non proprio dire sto male dentro, ho bisogno di dire questo, eccetera. Quindi stavo già cercando di fare lo step successivo, quindi di parlare un po' in modo più solare, più aperto alle persone. Okay. E adesso con il figlio sto facendo anche altri tipi di musica, perché io credo che comunque un artista nel suo percorso musicale si evolve con le varie esperienze che fa, con la vita quotidiana di tutti i giorni, e quindi come gli artisti magari cambiano, gli si dice: ma non sei più quello di una volta. È vero, cioè non sono più quello di una volta. E penso sia una cosa normale per tutti, insomma, ecco, ci si evolve, si cambia. Certo, anzi, sarebbe innaturale non cambiare. È un aspetto molto positivo, anche secondo me, quello proprio di cambiare. E io, visto che sono le 22:22 ormai, io proporrei a chi ci sta, anche
per, diciamo, per correttezza nei confronti di chi ci sta ascoltando, visto che comunque abbiamo due brani da poter ascoltare, magari di passare un tuo brano, in modo che magari chi ci sta ascoltando si può fare un'idea un po' più precisa del genere musicale che fai e magari può scriverci anche delle domande o farti delle domande, chiederti delle curiosità sulle tue canzoni. E per questo motivo volevo chiedere a testa di caso se ti sembra il caso di mandare un brano di Nuyaka o Nuyaka, sbaglio sempre con la pronuncia, scusate. Nuyaka. Anche a me viene da dire Nuyaka, e comunque certo che mi sembra il caso. Beh sì, beh, bello. Dunque, che dire? A parte che ci stai... devi un attimino, mi pare che esista anche un personaggio di manga che si chiama Inuyaka, oltre a Inuyasha. Poi magari mi sbaglio ed è solo l'assonanza. Però potrebbe essere. Comunque, amici ascoltatori, fate una ricerca sui vari motori di ricerca e diteci se avete trovato un personaggio che si chiama Inuyaka. Così. Dunque, allora, come brano, come suggerito dal, appunto, da Nuyaka, abbiamo In Verità. Ed In Verità vi dico, ve lo ascoltate. Buon ascolto. Brano partito. Vengo al mondo nudo e non provo vergogna, inizio a piangere non appena esco dalla soglia. E mami, un abbraccio me l'hai dato, mi hai lasciato subito, io voglio il vero, non una menzogna. Crescendo ho imparato che puoi amare gli altri, anche te che mi hai lasciato senza donarmi due sguardi. Non ricordo il tuo nome, tanto meno i tuoi occhi. Fino ai 15 allo specchio vidi solo vetri rotti. Cammino confuso, la vita è un questionario, mi informo un po' di tutto, di tutti resto il più vario. Inconfondibile come un arcobaleno in cielo, inarrivabile come la luna nel suo ego. E tu risplendo nel mio immenso, nella mia capienza. Discuto con il cielo che mi mostra l'esistenza, e mi sento in pace con me stesso quando scrivo, quando sogno, quando rido, quando vengo, quando vivo. E vivo senza mai toccare il suolo, a volte troppo in alto, a volte troppo in basso in questo vuoto. Ed ho imparato che se il fondo non esiste, tanto meno esiste un limite alle mie conquiste in questo gioco. E sì, la vita è un gioco, la vita è uno specchio, dipende da come la guardi, il dono del riflesso. Se tu resti serio, lei ti risponde tale, ma se le sorridi allora lì dai luce a nuove strade. E ben venga questo dolore se caccia via il male adesso e lascia più spazio a me. Ben venga una donna che mi spezza il cuore se lascia lo spazio a chi mi dona il vero amore, che la vita è breve, lascia il segno, hanno tutti un perché. E tocca a me decidere se restare a contemplarli o farne una mappa che conduca a me. Ho letto mille libri, sfogliato mille pagine, buttato mille testi che non fossero mia immagine. Momenti tristi, bianchi, di solitudine, su cui ho inciso i miei pensieri, lame in un'incudine. Scesi in guerra, il nemico non era lontano, l'ho cercato in mille posti, mille volti, tutto invano. Ma è chiaro come una stella nella notte che il nemico ti circonda, sei te stessa, quindi ho fatto a botte le manette, una volta, poi un'altra ancora, domiciliari sui giornali, che brutta persona. Poi avvocati e tribunali, notti insonni ed ora tutto è cambiato, perché in fondo non ho più paura. Ed ora grido ciò che ho dentro perché ne ho la forza. E ora sorrido, io mi fido di me questa volta. Ed ora la mia vista è molto meno distorta, e sono entrato nel mio prisma per dar voce a questa bocca. E queste labbra ora si muovono, non ho censura. E certo il tempo passa e porta con sé la paura. Ora ho 20 anni, sono un fiore nato nel deserto. Di giorno solo al caldo, la notte solo al freddo. E grazie a tutto questo se sono rimasto me stesso. Ed ogni passo che faccio ha un proprio senso, man. E le lancette non fanno più parte del mio orologio, ma è solo il cuore che scandisce il mio tempo.
che ben venga questo dolore, se cacciavi al mare adesso e lascia più spazio a me. Ben venga una donna che mi spezza il cuore, se lascia lo spazio a chi mi dona il vero amore, che la vita è breve, lascia il segno, hanno tutti un perché, e tocca a me decidere se restare a contemplarli o farne una mappa che conduca a me, conduca a me. Rieccoci qua di nuovo sintonizzati su Radio Science, la nostra trasmissione di lunedì sera. Questa sera abbiamo un grande ospite, Luiaka. Luiaka, sei qua ancora con noi, spero? Certo, sempre presente con voi, sì ragazzi. E per gli ascoltatori avete appena sentito In Verità, con una collaborazione tipo Insidia. Volevo subito chiederti in che anno è che avevi scritto quel pezzo. Che non sono riuscito a vedere. Nel 2015 ho girato il video, quindi nello stesso anno, se non fine 2014. Scriveteci anche voi ascoltatori se avete qualche domanda per questo brano. Io ne avrei qualcuna per te, Luiaka, sì. Mi fa piacere. Intanto è un brano che parla di te, che si sente, parla dei tuoi dubbi. È un brano insomma molto personale, penso. Sì, è uno dei brani più sentiti, è uno dei brani in cui proprio mi sono messo a nudo, tant'è vero che lo dico anche all'inizio del testo, è proprio per far capire che non c'era censura, era proprio il desiderio di un cambiamento quel brano, era diciamo un grido, una necessità proprio di esplodere, di buttare fuori un'altra parte di rabbia repressa che avevo dentro, insomma. Posso interrompervi un secondo? Allora, Biscottino ti chiede, Luiaka, bella davvero questa canzone, ma chi è questa Silvia? È autobiografica? Autobiografica? Beh, la canzone sì, la canzone parla di me. E anche il ritornello l'ho scritto io, ho chiesto a questa ragazza, che tra l'altro è anche una mia amica, se poteva cantarlo con me. Uh-huh. E, è una ragazza comunque della zona, che lei canta, ha fatto dei piccoli live così. E, quindi sì, questa ragazza Silvia rimane un mistero, diciamo che lasciamo un alone di mistero, no? Sì, diciamo che lei anche nei live non mi ha seguito personalmente, perché preferiva fare un altro percorso, però siamo comunque in buoni rapporti, è Silvia Biasin, se lo posso dire. Certo. E sì, comunque è una ragazza qui sempre di Valdobbiadene, ecco. Ok. Pablo. Eccomi. Ciao qua. Pablo. Ciao Gabriella. Allora, dove eravamo rimasti prima che vi interrompessi? Scusatemi, ma ho letto subito la domanda e ho pensato di fartela. Sì, Luiaka, io almeno mi sono domandato, è un singolo con questo brano, è un singolo, è di un album, che progetti hai, che obiettivo hai? E anche il video molto bello che mi è piaciuto, anche quello che ti chiedo, vorrei sapere anche... Come sei riuscito e come è andata? Beh, allora, questo video, come tutti gli altri che vedete, a parte quello di Icarus, me li ha girati Mattia Bello, che è un videomaker della zona, che lavora anche come pubblicitario. E mi sono appoggiato a lui perché comunque ero amico di suo fratello e siamo amici anche noi. E lui ha sempre avuto questa passione, diciamo, della grafica, comunque del videomaking, effettuare, eccetera. Di conseguenza è una persona molto preparata e molto disponibile. Infatti saluto Mattia, ciao. È lo stesso che mi ha seguito anche a Londra, praticamente siamo partiti assieme, abbiamo girato il videoclip di UK Blood e siamo rimasti lì 2-3 giorni, poi siamo tornati qua in Italia. Diciamo anche gli ascoltatori che
c'è anche, se volete andare a sentire Nuyaka su YouTube, trovate un singolo, UK Blood, che è un brano suo che parla, dedicato alla città di Londra, che consiglio vivamente di andare a sentire, molto bello, e in cui c'è sempre lo stesso videomaker che regala immagini, video molto, molto belli e molto interessanti. E diciamo che anche lì nel video UK Blood praticamente ho ripercorso proprio i luoghi, vedrete nel video i luoghi che in cui ho vissuto, il ristorante in cui lavoravo, le zone in cui andavo, i tunnel di graffiti, Camden Town soprattutto, che è dove abitavo, e sì, quindi è molto anche quello lì personale, però diciamo è meno impegnativo alla comprensione dell'utente, cioè è molto, scorre molto più liscio, è molto più semplice da seguire. Allora, sempre, penso che sia sempre biscottino, so, così a occhio penso che sia lui, ti chiede, intanto ti dice che è una bella canzone, due voci, è molto bella, molto ben fatta, ti chiede qualche aneddoto particolare sul video che hai girato a Londra, c'è qualche cosa riguardante magari le riprese o appunto i posti, come dicevi prima, posti di lavoro, dove sei stato? Beh, sinceramente, allora io sono tornato da Londra nel 2014 e comunque ogni anno vado su a salutare i miei amici o comunque rivedere un po' le zone, perché per me è sempre una grande emozione, penso un po' per tutti quelli che vanno all'estero, se vivono una bella esperienza, ogni volta che tornano in quel posto sentono proprio un po' le farfalle nello stomaco, diciamo, se lo sentono loro, è come un flashback. E diciamo che tutte le varie riprese che ho fatto sono in punti importanti per me, anche il punto del video in cui si vede, in cui, cioè, praticamente parlo con l'host, che è quello che fa accoglienza clienti nel ristorante, che è lo stesso lavoro che faccio io, sì. E quello è stato un luogo molto importante perché è stato il punto di partenza. Praticamente io mi ricordo che ero lì a Londra da 2-3 settimane, avevo un budget, e alla fine mi sono trovato a scegliere: o vado tramite agenzia e mi trovo un lavoro, o mi prendo il biglietto e torno a casa e lì sarebbe finita la mia esperienza. E ho deciso proprio di andare in questa agenzia e lei mi ha trovato quel lavoro. E quindi diciamo che lì è stato proprio l'inizio, un nuovo punto di partenza anche a livello di autostima, cioè mi ha dato tanto. Quindi sono tutti i punti che tocco con mano nel video, sono i punti che ho toccato con mano anche storicamente quando ci vivevo in quella city. Bene, bene. Caro Pablo, altre domande da fare al tuo amico Nuyaka? Nuyaka, beh, a questo punto mi viene da domandarmi, insomma, dei tuoi progetti odierni, insomma, se hai qualche progetto, stai, insomma, che bolle in pentola, c'è qualcosa sotto, raccontaci. Quella sì, infatti, praticamente i pezzi comunque che vi ho mandato sono dei semplici singoli, non fanno parte di alcun album, anzi forse anche Icarus pensavo di inserirlo in un mio album, di cui non svelo il titolo ancora, perché principalmente sto lavorando a dei mixtape con la Sottosopra Crew, che è una crew di ragazzi da Montebelluna, delle zone comunque limitrofe. Grazie. E all'interno del quale comunque abbiamo creato un altro trio, che è Clandestima, con cui stiamo facendo degli altri lavori, sempre per fare un mixtape, quindi praticamente verrebbe fuori un mixtape con Clandestima, un mixtape in futuro con la Sottosopra e uno personale, che sto pensando se fare un mixtape e un album o semplicemente un album direttamente. Dipende come mi vanno le cose nei prossimi mesi, nei prossimi anni, vediamo. Bene. Noi sicuramente ti auguriamo una grandissima, e speriamo una grandissima fortuna, perché comunque il progetto ci è sembrato molto valido e le canzoni ci sono piaciute molto. Grazie. E, allora, scusami Pablo se ti interrompo un attimo, sempre dalla chat di Radio Saiuz, un anonimo scrive: a quale artista o gruppo ti ispiri? Beh, diciamo, nel rap perlomeno si può parlare della vecchia scuola, quindi io sono proprio un patito magari di Tupac, cioè ho iniziato ascoltando Tupac,
E più che altro mi piaceva la cultura della East e della West Coast per il fatto delle gang, a cui ero proprio appassionato a tempo fa, perché giocando a GTA avevo proprio questa frutta, diciamo. E mi è un po' rimasta crescendo e l'ho un po' associata alla musica, comunque al rap, al gangsta rap, che ascoltavo spesso. Ascoltavo più rap americano che quello italiano, che non mi è mai interessato tanto fino a qualche anno fa, diciamo. Gli italiani chi ti piace? Allora, gli italiani, posso dire comunque Madman, di cui mi piace il flow, lo stile. Anche un Fabi Fibra, oso dire, perché ha avuto il coraggio e le capacità proprio a livello personale di cambiare un po' il gioco e di lanciarsi. No, sì, anche grazie a Paola Zucker, comunque hanno usato tanto. E secondo me le cose che cambiano la musica e cambiano il mondo sono proprio quelle in cui ti ci lanci più dentro, no? Che sei disposto a... o la va o la spacca. Quindi diciamo che un po' stimo gli artisti che si lanciano. E poi possiamo parlare anche magari, non so, di un Murubuto, anche se non è proprio rap, poi magari di un Mezzo Sangue. Poi oddio, sto ragazzo, mi prende un po' la sprovvista. Ascolto anche Ernia, dipende sempre da come mi prende il testo, da come mi prende il beat, dal mood. Però sì, supporto gli artisti italiani, ecco. Sempre anonimo, ma penso che sia Biscottino in questo caso, perché ho visto dal numero di anonimo, perché a volte quando diciamo che nella nostra chat di Radio Saiyuz a volte scade l'accesso del login temporaneo, e quindi dopo ti assegna un nome anonimo con un numero, e quindi ho riconosciuto il numero di prima, e secondo me è quello di Biscottino. E ti chiede: Neffa ti piace? Allora, Neffa non lo conoscevo quando faceva rap, l'ho conosciuto dopo con altre canzoni e adesso non mi ricordo neanche il titolo della canzone, però praticamente il testo è nel video, c'era questi ometti stilizzati praticamente che andava in guerra, se non sbaglio, sì. E mi aveva proprio colpito a livello emotivo questa cosa. Io mi ritengo una persona molto sensibile magari, quindi quando vedo determinate cose o sento certi tipi di testo mi prendono. Poi ascoltando magari qualche testo storico ho proprio rivisto magari quello che avrei voluto fare io, quello che avrei voluto raccontare un po' col rap, e è una cosa che sto cercando di fare, magari adattandola anche a un canone più giovanile, cerco un po' di venire incontro. Ok, caro Pablo, hai ancora qualche domanda, qualche curiosità, visto che abbiamo ancora un po' di tempo per parlare con Noiaka? Certo, Noiaka. Insomma, ritornando un attimo a prima, insomma, hai in mente due progetti di collaborazione e uno solista, dai, diciamo così, si può dire. Insomma, un bel... Sei sempre in gran forma, abbiamo ragazzi sempre in gran forma che ti dà da fare, questo ci fa sempre piacere. Sì, perché musicalmente io ho sempre avuto questa passione della musica, però è esplosa nel 2011. Ho fatto i primi pezzi registrati e messi su YouTube proprio così, easy, e poi tornato da Londra ho proprio deciso di volerne fare, se non una professione, qualcosa che comunque potesse darmi degli introiti o darmi una soddisfazione anche economica, perché è inutile dirci cavolate, cioè anche quello aiuta, soprattutto se poi riesci a vivere facendo una cosa che ti piace, penso sia una cosa che ti dà molta, molta carica anche per crescere professionalmente e personalmente. Visto che siamo in tema Noiaka, a livello ti piace suonare qualche strumento, ti stai dilettando in qualcosa, ti piace anche magari a livello di produzione? Oddio, a livello di produzione sì, mi sarebbe piaciuto comunque affermarmi anche un po' di più nel beatmaking. Ho comprato un po' di strumenti, Machine Micro, le Key Station, però diciamo che non sono mai arrivato a un livello, perlomeno non mi sono mai addentrato tanto nel fatto della produzione musicale quanto nella scrittura, nel rap. Tant'è vero che parlando anche con i produttori magari più affermati, gli ho fatto sentire dei beat che a me piacevano, cioè che avevo fatto io, e loro mi hanno detto sì, però vedi, dovrebbe essere questo, devi studiare un po' di più su questo, quindi loro mi hanno proprio consigliato non di togliermi dal beatmaking, però mi hanno detto che anche loro magari storicamente facevano del rap, però hanno preferito mettersi sul beatmaking perché loro riusciva meglio, perché comunque dividersi su due cose si può fare,
però porta via tanto tempo, quindi se io per il momento magari mi fermo di più sul rap e poi magari mi appoggio a qualcuno come beatmaking, poi nulla mi vieta comunque di imparare da lui e magari in futuro anche arrangiarmi a fare le cose, ecco. Però un po' ci arriva giusto un'altra domanda in chat che chiede fare rap in Italia quanto è difficile. Visto che un attimo ci hai accennato un attimo, vorrei anche magari tu ci dicessi le difficoltà che ci sono in Italia magari di fare rap e riuscire a magari prendere un po' di spazio, ecco. Allora, diciamo che le difficoltà principali che ho trovato io sono state proprio quelle mie personali del riuscire a organizzarmi. Perché io ho sempre lavorato da solo, inizialmente non mi era appoggiato nessuno, quindi la difficoltà è stata proprio quella di iniziare a farsi notare. Un altro problema, che secondo me è un problema, però è anche un'opportunità, visto che il rap sta cambiando, è il fatto che ci siano le nuove leve musicali che hanno completamente capovolto la scena. Quello che prima era il rap, che comunque poteva essere una lirica importante, molto, molto piena di significato, adesso viene sostituita. Molto studiata, molto ricercata. Esatto, è molto cambiata questa cosa qua nel rap, però credo sia comunque una cosa personale, da cosa vuole fare uno. Cioè, tu cosa intendi per rap? Nel senso, se per te il rap vuol dire fama, soldi e essere vestito scintillante, puoi farlo, fai le fotocopie come fanno tutti gli altri, cioè tutti gli altri no, come fanno tanti adesso, però non, a mio parere non è una cosa che ti dà soddisfazione personale, ti dà quel momento, quel flash, però secondo me è un po' il riflesso della società che continua a correre. Io la mia idea di rap la vedo difficile da fare salire, diciamo, di livello, nel senso, io posso scrivere i miei testi, ok, la gente li ascolta, però non sono, cioè sono più i ragazzi magari che ascoltano uno Sfera e Basta o altri artisti della trap, piuttosto che magari un artista che cerca di dire di più in un testo. Poi nulla togliere a quegli artisti, anzi, però diciamo che io non ce la farei a fare un testo che non parla di niente o che parla di cose futili, che non lasciano un messaggio. Cioè, il mio tipo di rap, adesso come adesso, non lo vedo molto facile da far spiccare. Però mai dire mai, insomma, si possono trovare anche delle nuove fusioni. Io sono pronto, diciamo, a tutto, a nuove tecniche. Voglio studiarmelo questo rap, per quello mi sono anche avvicinato al rap italiano, per capire un po' com'è stato storicamente, come si sta evolvendo, e ben venga forse in futuro magari di riuscire a fare il passo prima degli altri, ecco, a fermarmi a livelli alti, che è quello che vorrei fare, insomma. Ci arriva Gabriella, non riesco, ci arriva un'altra domanda forse, ma non riesco a leggerla. Quella di se ascolti altri generi oltre al rap. Io direi di farti questa, allora, visto che è quella che vedo appena arrivata orora, diciamo così, alle 22:43, sempre da un anonimo, che appunto chiede a Noyaka quali altri generi ascolti oltre al rap. È uno scioglilingua questo. Beh, allora diciamo che oltre al rap principalmente magari posso ascoltare del rock, come potrebbero essere magari, se rock ti parlo tipo Linkin Park o qualcosa di nu metal, Limp Bizkit, come dicevo all'inizio, che sono i generi con cui ho iniziato proprio il mio percorso musicale, cioè ho iniziato con loro ancora prima del rap. Poi comunque ho fatto anche 2 anni di Ibiza, cioè in vacanza, quindi anche lì house, techno. Poi quando stavo a Londra ho iniziato a frequentare i rave, quindi anche lì techno, la Goa, la Psy. E quindi ascolto un po' di tutto, mi piace, cioè mi piacciono tutti i generi musicali. Magari mi piace quella canzone di un genere, un'altra canzone dello stesso genere può non piacermi. Però cerco di sposarmi bene con tutto il panorama musicale, che secondo me dovrebbe essere una cosa che dovrebbero fare gli artisti, perché per crescere bisogna, professionalmente ma anche musicalmente, secondo me è giusto ascoltare o vedere più facce della medaglia, ecco. Quindi credo che più si ascolta, più musica si ascolta, più generi diversi si ascoltano, più uno ha un pacchetto di cultura ampio e su cui lavorare anche per fare generi nuovi. Sì, io la penso così, insomma. Ok, allora
Andiamo a altro pezzo, cosa dici, Gabriella? Dimmi. Allora, concerti per il futuro, progetti per il futuro, dischi, tour, non so chi più ne ha più ne metta. Insomma, se hai qualcosa a cui stai lavorando, che ti piacerebbe un po' sponsorizzare anche a chi ti sta ascoltando in questo momento, il tuo canale YouTube, non so, parlaci un po' dei progetti, sì, che hai un po' per il futuro anche. Beh, diciamo che io praticamente a novembre sono entrato in questa crew, come vi dicevo prima, che è la sottosopra, e con questi ragazzi comunque ci seguiamo da 2-3 anni, sempre a livello musicale, poi comunque ci siamo conosciuti anche di persona e siamo anche amici. E con loro adesso sto proprio facendo questo progetto di 2 mixtape, praticamente siamo adesso 2 mixtape di grande stima, siamo io, Massimo Miotto, che è Double, e Sincor, che è Sebastiano Sponchia, che li saluto, sono sempre qui della zona, e saluto anche tutta la sottosopra. E, diciamo che questo è il progetto a cui stiamo lavorando di più in questo periodo, tant'è vero che ci siamo presi lo studio lì a Montebelluna, che adesso l'hanno anche smantellato perché dovevamo cambiare la destinazione d'uso del luogo, e adesso ci stiamo trovando un altro studio sempre qui in zona Cornuda, vicino al McDonald's. È un bello studio su 2 piani, adesso vediamo come riuscire a gestirlo, perché non ci saremo solo noi, ci saranno anche altri artisti, e ci saranno D'Angelo, che penso lo conosciate, e altri ragazzi comunque. E niente, io ci tenevo comunque a salutare i ragazzi con cui lavoro e quelli con cui ho lavorato, anche quelli dell'Artigian Studio, Michele Costinetto e tutti. E, perché grazie a loro che comunque tanti progetti sono venuti alla luce, anche la registrazione del pezzo UK Blood mi ha aiutato Michele Agostinetto, che è un amico qui di Valdobbiadene, e che mi ha dato anche la forza, diciamo, per continuare, proprio degli stimoli. E, adesso live in programma non ne ho, proprio perché stiamo puntando a far uscire questo mixtape il più possibile. Dai. Però sì, vi posso parlare magari di qualche live che ho fatto, che il più grande che ho fatto, diciamo, sì, il più importante che ho fatto è stato aprire Bassi Maestro, che è stato a luglio dell'anno scorso. Praticamente ero io con degli altri ragazzi, mi era stato chiesto se volevo fare l'apertura di Bassi, e io ho detto che purtroppo un'ora da solo non ho un catalogo musicale così ampio. Quindi ho deciso anche lì di creare una crew con dei miei amici di vecchia data, Bonel, Sticky e Ciocco, che li saluto. E abbiamo dato vita alla Pirates Troupe, che è un'altra Pirate, un'altra crew in cui ho militato, diciamo, per un breve periodo. È stata fondata proprio per aprire questo concerto di Bassi. E lì mi ha dato proprio una carica, perché mi ricordo che l'anno prima, sullo stesso palco, c'erano i WOD, e c'erano 3.000 persone che li ascoltavano. Io ero lì sotto il palco che li guardavo e dicevo: cavoli, cioè, quanto vorrei essere io su quel palco lì, e anche solo a guardarla, cioè, a me è sempre piaciuto stare lì sul palco, anche se mi mette ansia, però è bello stare lì davanti alle persone e riuscire a trasmettere qualcosa, cioè, mi fa sentire più libero, diciamo, mi dà più autostima. E diciamo che soprattutto quel live lì è quello che mi ha proprio fatto capire che piano piano ce la sto facendo, cioè, piano piano, con l'impegno, la dedizione, dove magari tanti che hanno iniziato il percorso con me hanno abbandonato e magari dicevano di fare lo stesso con me, io ho continuato e sono arrivato fino a quel punto. Non è niente di che, pensandoci bene, però per me essere lì sul palco assieme a un artista che comunque stimo, con cui poi ci abbiamo parlato, abbiamo scambiato anche un po' di opinioni e pensieri, a me ha dato tanto, mi ha dato tanto e mi ha fatto proprio credere di più in me, nella mia musica. E quindi è un consiglio che posso dare a tutti i ragazzi che magari ci ascoltano: se avete un obiettivo, cioè, perseguitelo, a prescindere da quello che magari vi possano dire. Prendete tutto come un consiglio, però alla fine la vita è la vostra, e se credete davvero in qualcosa, senza che sia qualcosa che non fa ovviamente male agli altri o a voi stessi, perseguitelo, cioè provateci, non avete niente da perdere. Io questo è il messaggio che vorrei anche dare ai giovani, ecco. Nella tua, a parte che tu sei comunque, penso, giovanissimo, adesso diciamo anche da quanti anni hai, perché non lo sappiamo. Io sono del 92, settembre del 92. Dai, sei giovanissimo, madonna. 25. No, ma parlo comunque ai ragazzini, magari quelli più giovani. Sembrava che parlassi. Sì. No.
Per quando dici appunto di affrontare un po', di andare avanti, inseguire sogni, eccetera, eccetera, quanto ha influito anche la tua famiglia sulla tua carriera musicale? C'è qualcuno nella tua famiglia che ti spinge a fare musica, dal quale anche trae ispirazione magari? Diciamo che comunque quello che la persona che mi segue di più musicalmente come famiglia è la mia ragazza, che saluto, Loren, che è comunque qui con me. Okay, la salutiamo. Ciao. La mia famiglia, diciamo che verso il genere rap non ha mai avuto proprio questa passione, perché passare da un Lucio Battisti a un Linkin Park, da un Lucio Battisti al rap, per loro è stato proprio un abisso. Di conseguenza, non dico che non mi abbiano appoggiato, però non facendo parte dei loro canoni, faticano anche a comprendere magari determinati tipi di parole, di frasi che utilizzano i testi, quindi magari è un po' opinabile, un po' interpretabile come testo per loro. Però, nonostante tutto, li vedo che, cioè mio papà, ad esempio, io quando carico una canzone su internet non vado a dirlo, proprio perché provo un po' di, non timore, però un po' di imbarazzo magari nel mostrarmi così a nudo con i miei, no? E però vedo che lui va a ascoltarsele e mi fa piacere. Diciamo che la mia è un po' una caccia al tesoro, io le butto lì, butto l'amo e poi vedo che loro vanno a pescare, questo mi fa piacere. Penso faccia un po' parte comunque della mia famiglia. E diciamo che mia mamma, quando ero alle medie, mi ha proposto di fare un corso di musica, sempre lì a scuola, di chitarra. E anche da lì, ecco, anche grazie a lei è un po' iniziata, oppure ha aiutato a crescere questa mia passione per la musica. Quindi sì, come prima dicevo che suonavo degli strumenti qui per la produzione, ecco, il primo strumento che ho suonato in realtà è la chitarra. Ho fatto 3 anni di... Poi da scemo l'ho lasciata andare perché mi ero stufato, mi sembrava una cosa un po' da sfigati, ma adesso ripensandoci sono stato scemo proprio a lasciarla andare. Perché mi sarebbe tornata utile al giorno d'oggi con la musica e per tante altre cose, cioè suonare uno strumento penso sia una delle cose più belle e rilassanti che ci possono, anche gratificanti che ci possono essere. Ci fa molto piacere veramente anche per il tuo intervento riguardo anche i consigli per quelli più giovani, anche perché c'è da dire insomma che sullo stile rap molti giovani si approcciano a un'età molto più giovanile, anche ai 12-13 anni. Paolo, perdonami se ti interrompo, scusami, avvicinati un poco perché ti si sente lontano, almeno io sono un po' vecchietto. Scusami. Comunque ribadisco insomma che, cioè, mi ha fatto piacere insomma che consigliato insomma un po' anche più giovani che vogliono intraprendere una carriera o anche semplicemente fare musica senza farsi abbattere dalle prime difficoltà, ecco. Mi fa piacere anche il tuo modo di proporti, molto positivo e molto liberale, ecco. Sì, perché un'altra cosa che, scusa se mi intrometto, io mi ricordo il primo live che ho fatto, che l'abbiamo organizzato con la Smashing Noise Crew, che è una crew di ragazzi praticamente sempre qui delle zone di Valdobbiadene. C'era un gruppo metal, rock, e poi c'ero io, il mio primo live proprio. E lì è andato male, nel senso che io mi sono trovato davanti comunque un pubblico amico, per fortuna, era un po' di gente qua del posto, un po' di gente da fuori. E però io sono salito sul palco non proprio preparato, ero ansioso, di conseguenza mi sono dimenticato i testi più di una volta. Poi l'ho buttato un po' in freestyle e mi sono salvato, però se io mi fossi fermato lì sarei rimasto veramente frustrato. Invece dopo, a distanza di anche 2 mesi, ho fatto il secondo live e da lì proprio ho calcolato che il 50% mi è andata male, il 50% mi è andata bene, e da lì basta, poi non ho più messo errori particolari, diciamo, nei live. Sicuramente avrò qualcosa da migliorare, però quello che proprio voglio integrare col discorso di prima è che sicuramente non andrà bene la prima volta, non andrà bene magari neanche la seconda, e la terza inizierà ad andare meglio. Quindi è tutta una strada in salita, come nella musica e la vita in generale, con mio figlio, con tutti. E quindi ragazzi e tutti, non abbattetevi se qualcosa non va, anzi, quello è il momento in cui dovete dare più energia, secondo me. Vi posso dare questo consiglio.
Perfetto, allora con queste parole veramente piene di positività, piene di ottimismo, anche noi sproniamo le giovani menti, ma anche chi non è più tanto giovane, a perseguire i propri obiettivi, i propri sogni, perché come a me c'è una frase che mi piace molto, che dice: se lo puoi pensare, allora lo puoi fare. Un fondo di verità, anche se diciamo che non è, diciamo, un luogo comune, però un fondo di verità c'è in realtà. E quindi, se avete un sogno, un obiettivo, provateci, qualsiasi sia il livello che raggiungerete, andrà bene lo stesso, perché l'importante sarà averci provato. E allora io ringrazio Nuyaka di essere stato con noi, ovvero Edoardo. Trasmetteremo in chiusura il suo ultimo brano, e ricordiamo che appunto lo potete trovare su tutti i vari canali social, tra l'altro importantissima e bellissima la pagina, il canale YouTube, dove potete vedere dei video e ascoltare le sue canzoni. Quindi mi raccomando, seguitelo, e siamo curiosi anche noi di Radio Salus di vedere come andranno i tuoi prossimi lavori, soprattutto di ascoltare i tuoi prossimi EP. E intanto ti ringraziamo appunto di essere stato con noi. E caro Pablo, vuoi aggiungere qualcosa prima di andare in chiusura, visto che ormai siamo agli sgoccioli della trasmissione? Cosa dire? Grazie Nuyaka, e grazie anche a Radio Salus, e grazie anche agli ascoltatori, che questa sera abbiamo avuto una chat animata. Spero sempre che vi faccia piacere sentire questi artisti. E come sempre un saluto da me, da Pablo, da Pietro di Soligo, in provincia di Treviso. Nuyaka, grande Nuyaka, io il pezzo che manderanno dopo l'ho già ascoltato, lo so già, e lo conosco, un pezzo sperimentale, mi piace, oserei dire sperimentale, poi anche un po' in chiave old school. Bello, mi piace anche il pezzo che hai portato questa sera. Però voglio ricordare un'altra volta di andarvi a ascoltare il singolo UK Blood, un brano su YouTube, sul suo profilo dedicato a Londra. Bellissimo, bellissimo, veramente. Grande Nuyaka, grande. Grazie a voi ragazzi. E colgo l'occasione comunque per salutare anche la mia famiglia, voi della produzione, tutti quelli che ci stanno ascoltando. I miei fan e quelli che magari in futuro lo saranno, quelli che lo sono diventati oggi. E niente, un saluto a tutti e grazie ancora. Ciao. Allora, testa di caso, ci sei? Ho battuto due colpi. Oh, e ci sono. Non c'è. No, beh, ci sono ti sempre abbiamo stato. Colto in castagna. Era la testa che sbatteva sul tavolo. Scherzi a parte, io innanzitutto ringrazio Nuyaka per essere stato con noi, per averci fatto compagnia e soprattutto per averci dato delle belle pillole, preferisco definirle così, oltre che comunque i suoi brani sono veramente belli. Ringrazio ovviamente te, cara Gabriella, e anche te, Pablo, come sempre, carichi. E ovviamente grazie a voi ragazzi. Ovviamente tutto il condominio di Radio Saiuz, come direbbe appunto il buon Saiuz. Che dire, signori, io vi lascio con l'ultimo brano. Vada. Io vi lascio con l'ultimo brano e mi raccomando, ci rivediamo, o meglio, ci risentiamo la prossima settimana. Che dire, signori, con questo è tutto e un grande e un grosso buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Yeah. Oh. Hey, yo. Okay. Fasu. Yeah. E Nuyaka sul beat. Di cosa parliamo? 2017. 2017. Yeah. Fasu. Dopo anni Icaro, sorvolo i drammi e dicono: fra spacchi proprio tanto per poi darmi del ridicolo. Già, tutti che parlano, ma pochi invece scrivono. Sto con la cappa in guerra, tu con la fionda al poligono. E boh, sinceramente io lo trovo imbarazzante. Giudicare male chi sa fare, fra, deve essere frustrante. Si tra tante persone che praticano l'arte, dai fatti da parte, altro che firma copia, manco un fermacarte. Sempre caccio le rime, sì quelle giuste. Spaccio ciò che faccio senza taglio e poi lo metto nelle buste. È il BDO che con la vecchia scuola booster, boom bap, altro che trap. Più caccia
ci incastra con le fruste. Mic check, primo concerto è stato un flop. E fotte sega, torno in scena nell'arena. Flame weather, yeah, it make it better. Sai che sono un ottimista, faccio un fuori pista dagli schemi e fra ci si rivede. Yo, voglio sempre essere squalo ma con la coscienza. Per quanto l'istinto sia umano, sono uno che pensa. Ripenso a quello che ho sbagliato ed ho la mente aperta. 16 anni per la madre, giù dalla finestra. Mai, ok, forse okay. È sbagliato che io giudichi, ma i dialoghi inutili, quindi alla mafia gli utili. No, non accetto, mai accetterò ste cose. Fra la mia disposizione, legalizzazione delle droghe. Cose nuove, no, e la storia si ripete. Prima bianca, dopo brown, qua la gente ha sempre sete. No, non cambi questo mondo solo con la fede. Nulla accade se fisicamente non lo fai succedere. Ne ho fatte di esperienze, credimi. Ripercorro la mia storia scrivendola sopra testi inediti. Seguimi, dimmi cosa vuoi sapere, vieni qui e chiedimi. Zero problemi, B. Yo.